come vi avevo promesso prima di lasciarvi, è arrivato il momento di conoscere i santi della settimana. E chi può aiutarci se non padre Massimiliano Noviello, superiore nel convento Padre Cappuccini di Napoli. Canta Napoli oggi, Sì. Possiamo dire che questa è una trasmissione all'insegna del Canta Napoli, e a me fa piacere. Viva Napoli! Allora, ricordiamo i santi della settimana con l'aiuto della grafica. Oggi si ricorda San Mattia Apostolo, domani, martedì 15 maggio, Sant'Isidoro l'agricoltore, poi il 16 maggio Sant'Ubaldo di Gubbio, il 17 maggio San Pasquale Bailon, il 18 maggio San Giovanni I, il 19 maggio Santa Maria Bernarda e infine domenica prossima San Bernardino da Siena. Allora, io direi, se sei d'accordo padre Massimiliano, di partire da San Mattia. Certo. Chi era e come mai divenne apostolo? San Mattia significa dono di Dio, da distinguere però da San Matteo, anche lui apostolo, che significa anch'esso il nome dono di Dio. Nacque a Betlemme da una famiglia illustre, è citato ed è ricordato, e noi veniamo a conoscenza di questo grande apostolo dagli Atti degli Apostoli, a capitolo primo, dove è descritto appunto la vita di quest'uomo, diciamo, la scelta di quest'uomo. Dopo l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo, gli apostoli fanno ritorno a Gerusalemme. Pietro nel cenacolo prende la parola insieme agli altri apostoli e sottolinea l'importanza di eleggere un nuovo apostolo che potesse prendere il posto di Giuda Iscariota, che aveva tradito. Perché prende il posto di Giuda? Sì, prende il posto di Giuda a causa della defezione di Giuda, che aveva tradito il Signore. E quindi, dopo aver pregato, elessero Mattia, che viene associato agli undici, e quindi si ricompone il numero 12. Ma quali, guardando ai criteri di eleggibilità, come dire, rispondeva San Mattia secondo Pietro? Perché lui? Allora, viene perché nella scelta Pietro dà anche l'indicazione in base a quale criterio doveva essere scelto. Doveva essere testimone di tutta la vita di nostro Signore, a partire dal battesimo fino ad arrivare all'ascensione di nostro Signore, e che fosse testimone in modo privilegiato della risurrezione di Cristo. Come morì? Decapitato, martire. Quindi in Etiopia, e perciò viene raffigurato con la scure. Con la scure. Con la scure. Allora, io direi di andare a Napoli, dove la Ollus San Mattia ha trasformato un immobile confiscato alla Camorra in un luogo di vita. La struttura, che non a caso è stata ribattezzata Casa del Giovane, perché? Perché da lì partirono i killer che nel 2000 uccisero per un atroce scambio di persona due giovani del posto. Quello, insomma, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi. Allora, cerchiamo di capire quali attività si svolgono con l'aiuto della nostra Antonella Ferrara. Vediamo. Lo slogan della nostra associazione è Accolti per accogliere, ed è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno in questo luogo. Il San Mattia è un'associazione Onlus, rivolta soprattutto ai giovani. Abbiamo scelto di chiamare la nostra associazione San Mattia perché lui ha dovuto essere accolto dagli altri undici, e solo dopo, quando questa accoglienza è stata reale, integrale, totale, ha potuto sposare in pieno il progetto degli apostoli e diventare egli stesso capace di accogliere. L'associazione San Mattia è nata senza casa, e questo è proprio di ogni napoletano, ma poi finalmente ha trovato una casa quando siamo venuti a conoscenza di un bene confiscato nel quartiere di Pianura, da dove era partita la spedizione che poi uccise in maniera così orrenda due giovani innocenti, Gigi Sequino e Paolo Castaldi. Nel 2013 entrammo in questo bene confiscato in cui ci troviamo, che abbiamo denominato Casa del Giovane in memoria di Gigi e Paolo. Questo posto rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tutti i giovani del quartiere, ma non solo del quartiere, e vengono anche da lontano. Ci sono quelli che
sono venuti per qualche periodo qui alla casa, venivano da casa e famiglia, altri che vengono per periodi in quanto messi alla prova con pene alternative, altri che vengono per passare un tempo, per vincere un po' il momento di depressione, di solitudine. Mi ha salvato, assolutamente sì. Mi hanno aiutato a superare anche periodi abbastanza difficili della mia vita. Mi sono sentita accolta e spero che io a mia volta possa far sentire accolte le persone che arriveranno. Il mio tempo libero lo spendo venendo in questa casa. Dà un senso alla mia vita, dà una pienezza alla mia vita. Nella casa del giovane si svolgono diverse attività. Ognuno di noi mette a disposizione la propria creatività e la propria manualità e insomma insieme poi esce qualcosa di carino. Insieme ad altre persone ho imparato da zero a lavorare la ceramica, a dipingerla. Con il ricavato di questi lavoretti, che sono oggetti di vario genere, noi manteniamo questo bene. Significativo che tutto questo avvenga, diciamo, in un luogo come Pianura, perché qui si vive, diciamo, ovviamente una realtà un poco più complessa e allora si sente ancora di più l'esigenza di cambiare, di trovare qualcosa di bello. Napoli protagonista, e a che fare certamente con Napoli un santo spagnolo nato nel 1540. Parliamo di San Pasquale Bailón. Poteva diventare un erede di un ricco proprietario terriero, ma rifiutò e decise di entrare in convento, sì. Ma non volle mai farsi sacerdote. Perché? Per la sua umiltà. Proprio per la sua grande umiltà, anche perché San Francesco d'Assisi, noi sappiamo che non era un sacerdote, era diacono. Lui volle essere un semplice frate, dedito ai lavori umili del convento, come quello di cuoco, portinaio, e il Signore lo ha arricchito di tanti doni. Nasce da una famiglia umile, semplice, e il suo compito è quello di pascolare i greggi. E proprio per questa abitudine di pascolare i greggi ha molto tempo di potersi dedicare quindi alla meditazione, anche perché il pascolare i greggi, le greggi, dà a lui la possibilità di una vita più ritirata, di una vita più meditata. E quindi all'età di 18 anni sente dentro di sé il desiderio di volersi consacrare al Signore. Chiede ai frati francescani di entrare nel convento di Santa Maria di Loreto, ma dicono di no perché è troppo giovane. Passati 2 anni viene accolto, fa la professione dei voti di povertà, castità e obbedienza, per cui diventa frate a tutti gli effetti. Serafino dell'Eucaristia. Sì, sì. Perché? Fu Leone, infatti, il suo grande amore fin da piccolo per Gesù sacramentato, a tal punto che quando durante la sua vita di frate francescano il ministro provinciale gli disse di portare una missiva al ministro generale, lui andò e a Orleans lo stavano addirittura lapidando, proprio perché aveva preso le difese della presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E di ritorno da Orleans scrive un piccolo opuscolo sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia, così come anche del potere spirituale del Romano Pontefice. Muore nel 1592, quindi a 52 anni, sì. A Villareal, vicino, sì. Valencia. Tra poco vedremo chi protegge San Pasquale, però prima c'è chi parla, chi dice che ha inventato lo zabaione. Sì, 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 c'è questa tradizione, la tradizione vuole che lui sia apparso in sogno a una signora, e, a una donna, e gli abbia rivelato la ricetta dello zabaione fatto di appunto di uova e di vino di Marsala, e questo per far venire il desiderio a suo marito e quindi per colmare una difficoltà che si viveva all'interno di questa coppia. Quindi zabaione da San Bayon, zabaione, quindi è un termine con ma il guarda cognome. Un po' quante cose impariamo in questo blocco, eh? Zabaion. Protettore di diverse categorie, sì, protettore delle donne. Sì, protettore delle donne, infatti si dice, no, l'usanza, cioè il detto San Pasquale Bailón, protettore delle donne, ma perché? Per una semplice assonanza con il cognome.
E questo è il motivo. Per una semplice assonanza con il cognome Bailon, quindi protettore della donna. Mi hanno mandato un pizzino con una preghiera rivolta a San Pasquale che dice: fa che trovi un buon marito bianco, rosso e colorito come voi, tale e quale, oh glorioso San Pasquale. Sì. Non so se è stata una zitella che voleva... Certamente sarà stata una zitella, perché non ho visto viene invocato non soltanto dai pasticcieri e dai cuochi per i suoi umili servizi che ha svolto questo frate all'interno del convento, ma anche dalle donne che cercano marito. Per cui, care donne, potete rivolgervi a San Pasquale. Allora, mentre le donne si rivolgono a San Pasquale, parliamo di Sant'Isidoro l'agricoltore, nato a Madrid nel 1080. Orfano di padre, fu costretto ad andare a lavorare la terra, ma i suoi compagni si lamentavano perché spesso si fermava, si ritirava per fare in preghiera altro, mentre gli altri lavoravano. Mentre gli altri lavoravano, e quindi proprio durante il lavoro capitava che veniva rapito in estasi, entrava nella preghiera così profonda che si inginocchiava durante il lavoro e pregava gli angeli del cielo che scendevano e continuavano il lavoro. Allora lavoravano al posto suo. Al posto suo. Sì. E infatti gli amici per questo si ribellarono nei suoi confronti e andarono dal sovrintendente dei lavori per dire: guarda, Sant'Isidoro non lavora. E guarda caso, il sovrintendente dei lavori si mise a osservarlo e notava come alla fine della giornata addirittura la quantità della mietitura di grano era superiore a quella dei suoi compagni. Perché gli angeli scendevano e lavoravano. E lavoravano. E prendeva pure più soldi, sì, Sant'Isidoro. Sì, prendeva anche più soldi che lui condivideva con i poveri. Ah, però, quindi... giustamente, giusto. Sposò una contadina come lui che divenne a sua volta beata. Sì, una certa Maria. E proprio conobbe questa donna a Torre Laguna, una donna che condivideva dalla sua esperienza di fede, che con lei ha fatto veramente un cammino profondo di fede, a tal punto da sposarsi, ecco, con Isidoro, hanno avuto un bambino morto in giovane età, e per cui loro fanno e decidono insieme di fare voto di castità. Diversi i miracoli attribuiti al santo. Molti, molti. E quello... Uno. In questo momento c'è, ad esempio, lui viene uguagliato a San Francesco d'Assisi per il suo amore per gli uccellini, ecco, perché in pieno inverno lui portava anche il grano agli uccellini che non avevano cibo nel periodo di inverno, e guarda caso si ritirava sempre con il sacco pieno di grano, così come anche ricordato per il miracolo del pozzo. Un bambino cade nel pozzo, la gente si rivolge a Isidoro, lui si ritira a pregare, l'acqua emerge dal pozzo e fa rinvenire il corpo vivo del bambino. Muore nel 1172, le sue reliquie sono custodite nella cattedrale di Madrid, la città di cui Sant'Isidoro è patrono. Quali categorie protegge? E gli agricoltori, appunto, e anche i campi. E anche i campi. I campi. Sì, proprio questo dice anche lunga, proprio perché lui ha lavorato la terra e quindi ha pregato su questa terra, per cui la terra produce grazie all'intervento degli angeli. Peraltro c'è un legame con l'Italia, perché alcune reliquie si trovano a Acquaviva Colle Croce, che è un paese che si trova in provincia di Campobasso. Santa Maria Bernarda è una santa svizzera nata nel 1848, canonizzata nel 2008 da Papa Benedetto XVI. Anche lei dedita ai lavori agricoli. Sì, di umile famiglia, contadina, ha ricevuto una educazione profondamente cristiana, soprattutto dalla mamma. Le mamme quanto possono fare nella famiglia? Lo dobbiamo dire. Quanto possono fare le mamme? Qualcosina, papà pure. No, nel senso che è quella che rimane più a casa, per cui ha la possibilità di poter educare, e quindi con il marito ovviamente di più i propri figli. Comunque è una donna eccezionale, nata appunto in Svizzera, la quale dopo varie vicissitudini nella sua vita sente questa vocazione dentro di sé, va per diverse congregazioni, alla fine sotto la direzione del padre suo spirituale entra tra le cappuccine di Maria Ausiliatrice.
fondò le suole francescane, missionaria, sì, di Maria, sì, Assuegliatrice. Sì, perché è successo un avvenimento particolare nella sua vita, perché in seguito a delle complicanze che successero con il primo istituto, quello delle Cappuccine di Maria Assuegliatrice, lei si distacca dalla prima congregazione e sotto la guida del vescovo dell'Ecuador, che l'aveva voluto nella sua diocesi per fondare un nuovo istituto di suore, fonda questa nuova congregazione di francescane missionarie di Maria Ausiliatrice. Fu missionaria in Ecuador, sì, e non a caso il governo ecuadoregno cominciò a perseguitare le religiose. E a Suor Maria che cosa accadde? Suor Maria dovette ritirarsi, venne accolta appunto, ecco, dal vescovo, e quindi che dette la possibilità a Suor Maria di fondare addirittura non soltanto un istituto ma un ospedale per accogliere i malati e anche una scuola per i bambini, per educarli quindi alla vita umana e cristiana. E questo, insomma, è il pedigree di Suor Maria. Ieri è stata la festa della mamma, sì, e noi dobbiamo salutare mamma Carmela, come sempre. Grazie. Perché so che lei ci tiene. Un applauso a mamma Carmela. Questa volta papà... passa. Però quando sarà la festa del papà noi ricorderemo anche papà. Grazie a padre insieme. Massimiliano Noriello, grazie di essere stato con noi. Adesso padre Massimiliano è il momento di pregare insieme, perché la preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia, questo è sempre un appuntamento importante, diciamo noi, 15 esatte inizia la preghiera della Coroncina, ma subito dopo torniamo qui in diretta, perché affronteremo un tema davvero molto molto delicato. Il tema è quello del disagio psichico, che spesso, anzi quasi sempre, poi si associa alle fatiche dei familiari dove appunto quando hanno a che fare con un proprio congiunto che soffre di questa malattia. Cercheremo di capire la rivoluzione della legge Basaglia, cercheremo anche di capire 40 anni dopo quella rivoluzione che cos'è accaduto. Un approfondimento tutto da seguire, ma adesso vi lascio alla Coroncina della Divina Misericordia, poi qui in diretta per parlare appunto di disagio psichico. Ancora grazie a padre Massimiliano Noviello, a tra poco.